Ciao a tutti e ben ritrovati. Riniziamo ancora una volta, dopo che avevamo sospeso l'ultimo argomento, che erano i numeri complessi, l'argomento riguardante, iniziamo un nuovo argomento, che è l'argomento riguardante l'insieme di punti di uno spazio euclideo, che diciamo, va a anticipare l'argomento poi che riguarderà le funzioni di più variabili. Se vi ricordate, abbiamo parlato proprio del primo capitolo. Nella prima sezione, capitolo importante sulla teoria dell'analisi matematica dell'insieme di numeri reali, e abbiamo detto che in pratica l'insieme dei numeri reali può essere visto come l'insieme dei punti che appartengono ad una retta, quindi sostanzialmente come se fosse uno spazio a una dimensione solo. Ma supponiamo di estendere questa nozione. Supponiamo di andare oltre e di considerare ad esempio non più un insieme di punti di una retta, ma un insieme di punti di un piano, no? Quindi non più uno spazio a una dimensione, ma uno spazio a due dimensioni. Cioè in pratica riferiamoci a un piano, non più a una retta, costituito da due assi cartesiani ortogonali, quindi un insieme, essenzialmente una coppia, x, y, no? Di numeri reali. Quindi in questo caso stiamo parlando di R2. Ma possiamo anche considerare un insieme di punti dello spazio ordinario, quindi uno spazio a tre dimensioni, quindi ci possiamo riferire ad uno spazio di tre assi ortogonali, e quindi un insieme di terne, questa volta, x, y, z, questa volta di R3, no? Di numeri reali. Ma possiamo andare anche oltre, ovviamente considerare in generale l'insieme di gruppi, quindi x con 1, x con 2, x con 3, x con 4, x con n, no? Di n numeri reali in questo caso, quindi si dice che quando n è maggiore di 3, quindi non è più xy, non è più xyz, ma va oltre 3, si parla in questo caso di n-uple, no? Visto che per queste n-uple naturalmente manca una rappresentazione geometrica, visto che n supera 3, diciamo che possiamo parlare comunque di n-uple ordinate, questo è il linguaggio che si utilizza, e si parla proprio di, in questo caso, non più spazio a due dimensioni, non più spazio a tre dimensioni, ma spazio euclideo a n dimensioni. Questo spazio euclideo a n dimensioni si indica con questo simbolo qua, Rn, no? Questo spazio qui va considerato, va inteso come la totalità delle n-uple ordinate di numeri reali, nella quale proprio si introdurranno dei concetti analoghi sostanzialmente a quelli che nei casi di funzioni di una variabile, quindi x, xy, xyz, sono praticamente la base della geometria cosiddetta, no? Euclidea. Si parla proprio di spazio euclideo. Dunque, un punto che appartiene a questo spazio euclideo Rn si indica sempre con una lettera maiuscola. Quindi rimaniamo sempre nella notazione, nell'indicazione di punti indicati con una lettera maiuscola, lettera che è seguita naturalmente dall'indicazione delle coordinate di questo punto. Quindi, per esempio, non so, P si utilizza mettere tre linee, o c'è chi ne mette due, io ne metto tre, sarebbe meglio, ma non cambia moltissimo. Quindi x con 1, x con 2, x con n. Con punto di Rn si indica in questo modo, naturalmente anche senza l'uguale, senza il simbolo di coincidenza, quindi si mette semplicemente P e poi la parentesi, x con 1, x con 2, x con n. Ora, ricordiamo inoltre che assegnati due punti, questo naturalmente ripassiamo qualche nozione di geometria elementare, qualche nozione di geometria euclidea, da due punti che indichiamo con A
e B, due punti di una retta, quindi parliamo di due punti dello spazio, dello spazio a una dimensione, quindi di R1, quindi di R, la distanza tra due punti e B, che si può indicare in questa maniera, è data proprio qualora, supponendo che A sia un punto così definito e B sia un punto così definito. Ricordiamo che la distanza fra A e B è pari proprio a il valore assoluto di B con 1 meno A con 1. Questo simbolismo qui si indica per non mettere le coordinate in R dei due punti. Questo qui a sua volta è pari a la radice quadrata, lo sappiamo, proprio di B con 1 meno A con 1 al quadrato. Queste cose le sappiamo già evidentemente, no? Ora, dati due punti a questo punto, quindi se non abbiamo solo più o solo le ascisse o solo le ordinate, ciascuno dei punti, ma A e B sono espresse in questo modo, quindi A e B le coordinate A con 1 e A con 2 e B le coordinate B con 1 e B con 2, sappiamo che la distanza A a B in questo caso sarà espressa in questo modo. Radice quadrata di B con 1 meno A con 1 al quadrato più B con 2 meno A con 2 al quadrato. Ecco qua. Così come, stesso discorso vale per due punti di coordinate A con 1, A con 2, A con 3, quindi questa volta di R3. E in questo caso, per due punti A e B di coordinate A1, A2, A3 e B1, B2, B3, in questo caso la distanza A e B, evidentemente del cosiddetto spazio ordinario, cioè di R3 si indica, in questo caso c'è da aggiungere evidentemente B con 3 meno A con 3 al quadrato, dentro quella radice, eccola qua la formula. Ma queste cose le abbiamo viste anche nella sezione riguardante la geometria analitica, dove abbiamo parlato che la distanza tra due punti non cambia la formula sia nel caso dello spazio R2 che nel caso dello spazio R3. Ora, in generale, evidentemente, per quanto riguarda lo spazio euclideo Rn, la formula è la stessa con alla fine B con n meno A con n al quadrato. Non solo, ma si usa a volte indicare questo come norma euclidea. Poi naturalmente non vado oltre e non parlo evidentemente delle equazioni di una retta per quanto riguarda R2, R3, R1, R2, R3. A questo punto volevo proprio soffermarmi sui primi esempi e le prime nozioni proprio riguardanti l'insieme dei punti di Rn. Andiamo subito a vedere questo. Continuiamo a parlare di spazio euclideo Rn e consideriamo in Rn un punto generico C di coordinate C con 1 C con 2 C con n. Fissiamo inoltre un numero positivo, se riesco a scriverlo, che andiamo a indicare con una lettera greca ρ. Che solitamente è indicato per viene utilizzato per indicare il raggio di una circonferenza, non a caso. Definiamo dominio circolare avente centro C e raggio ρ l'insieme dei punti P, coordinati x con 1, x con 2, x con n, che dista da C, la cui distanza da C non supera questo valore positivo ρ, cioè in pratica tali che x con 1 meno c con 1 al quadrato più x con 2 meno c con 2 quadrato più in generale x con n meno c con n al quadrato
Beh, come lo esprimeremo? Evidentemente sarà minore uguale di rho elevato al quadrato. Parlando di Rn, naturalmente faccio notare come per n uguale ad 1 in questo caso, è chiaro che il dominio circolare avente centro C e raggio rho che abbiamo considerato non è altro che l'intervallo chiuso del tipo C con 1 meno rho e C con 1 più rho. Mentre invece se n è 2, vi faccio una domanda, di cosa parliamo? Beh, nel caso in cui n è 2 parliamo di un cerchio, chiaramente, parliamo di un cerchio, mentre invece per n uguale a 3 parliamo di una sfera. Quindi per n uguale a 1 tra il dominio circolare non è altro che un intervallo chiuso di questo tipo, C con 1 meno rho, C con 1 più rho, per n uguale a 2 e 3 il dominio circolare non è altro che rispettivamente un cerchio o una sfera. Ora, consideriamo in Rn, supponiamo in Rn di considerare due punti, possiamo indicarli come al solito con A e B. Quindi consideriamo in Rn due punti, un punto A di coordinate A con 1, A con 2, A con n e un punto B di coordinate B con 1, B con 2, B con n. E siano due punti questi tali da aversi che A con 1 risulti minore di B con 1, A con 2 risulti minore di B con 2, e naturalmente in generale A con n risulti minore di B con n. Si chiamerà, definiamo, intervallo chiuso o anche, quindi parliamo di concetto di intervallo chiuso, che può anche essere detto dominio rettangolare. A volte lo trovate anche definito come semplicemente intervallo chiuso o dominio rettangolare o semplicemente intervallo di estremi A maiuscolo e B maiuscolo, proprio l'insieme dei punti P, come sempre di coordinate x con 1, x con 2, x con n, le cui coordinate verificano le relazioni x con i appartenente all'intervallo A con I, B con I, naturalmente dove I è un certo indice che parte da 1 e arriva fino ad n. Vi faccio notare come per n uguale 1, 2, 3 abbiamo che l'intervallo chiuso, che poi tra l'altro abbiamo già definito nel primo capitolo, l'insieme di numeri reali, l'intervallo chiuso. In pratica, nel caso di n uguale 1 si parlerà di un rettangolo, evidentemente, no? Quindi avente lati paralleli agli assi coordinati, altrimenti di un parallelepipedo con gli spigoli paralleli agli assi evidentemente coordinati. Quindi abbiamo che se n è 1, parliamo di un intervallo chiuso, non, come quelli di cui abbiamo parlato nel primo capitolo riguardanti l'insieme di numeri reali. Per n uguale 2 si parla di un rettangolo avente evidentemente i lati paralleli agli assi coordinati, parliamo di un parallelepipedo chiaramente con gli spigoli paralleli agli assi coordinati nel caso in cui stiamo parlando nel caso di n uguale a 3. Inoltre, i numeri positivi, b con 1, meno A con 1, B con 2 meno A con 2 e in generale B con N meno A con N, che sono numeri positivi per l'ipotesi che abbiamo fatto, si chiamano dimensioni, no? Non solo, ma il segmento AB è chiamato diagonale. La distanza AB, quindi AB senza magari la uguale, si può indicare un nuovo segmento, AB diagonale,
la distanza B si chiama ampiezza o diametro. Ampiezza o diametro. Inoltre, visto che stiamo parlando di un intervallo, il centro di questo intervallo considerato è pari proprio a questa misura qui, è pari cioè ad A con 1 più B con 1 mezzi, naturalmente A con 2 più B con 2 mezzi, in generale A con N più B con N mezzi. Naturalmente nel caso in cui n sia uguale a 1, 2 e 3, no? Centro dell'intervallo, ovvero centro, quindi la coordinata del centro dell'intervallo considerato. Inoltre, quando abbiamo parlato di coordinate che verificano le relazioni che x con i appartiene da con i b con i che va da 1 fino ad n, bene, in questo caso queste relazioni equivalgono anche a dire che il valore assoluto di x con i meno a con i, b con, naturalmente più b con i mezzi, risulta essere minore o uguale di della nostra come diciamo delle dimensioni, quindi di b con i, lo scrivo qui, x con i meno a con i più b con i fratto 2, tutto in valore assoluto è minore o uguale di b con i meno a con i mezzi. Bene, naturalmente dove i è sempre un indice che va da 1, 2 fino ad n. Dopo tutta questa nomenclatura, magari un po' noiosa, ma che andava fatta, andiamo a enunciare e dimostrare il seguente teorema. Il teorema afferma che dato in Rn un intervallo chiuso i e dette di minuscolo e di maiuscolo, rispettivamente la più piccola e la più grande tra le sue dimensioni, esso risulta essere contenuto nel dominio circolare gamma maiuscolo avente lo stesso centro i e raggio pari a d maiuscolo radice di n tutto fratto 2, mentre contiene il dominio circolare gamma minuscolo avente sempre lo stesso centro e raggio uguale a d minuscolo fratto 2. Dimostriamolo. Dunque, dimostriamo questo teorema molto semplice, e anche la sua dimostrazione sarà molto semplice. Allora, chiedo scusa per lo starnuto, mettiamo l'ipotesi. L'ipotesi è che I, il nostro intervallo chiuso, I sia chiuso, cioè il nostro dominio rettangolare di intervallo sia chiuso. Dire che sia chiuso, abbiamo visto in precedenza, significa dire che x con i meno a con i più b con i mezzi in valore assoluto è minore o uguale di b con i meno a con i fratto 2, dove i naturalmente va da 1, 2 fino ad n, no? La tesi dobbiamo dimostrare che questo intervallo, in un caso i è contenuto nel dominio circolare gamma maiuscolo, la tesi, la seconda parte del teorema, è che I contenga il dominio circolare gamma minuscolo, che si può anche scrivere che gamma è contenuta in I. Pertanto dobbiamo dimostrare questa tesi, che sono due tesi. Cominciamo dalla tesi numero 1. Introduciamo un punto P generico di coordinate x con 1, x con 2, x con n appartenente a D, eh? Tranquillamente. Ecco, per ipotesi, se noi andiamo a sommare ambo i membri e derivamo al quadrato, abbiamo che sicuramente la sommatoria per I che va da 1 a n di x con I meno a con I più b con I fratto 2 al quadrato è certamente minore o uguale della somma per i che va da 1 a n di questa quantità qui, b con i meno a con i mezzo al quadrato, ma a sua volta questa quantità è sicuramente minore o uguale della sommatoria, della somma per i che va da 1 a n di
di mezzi, di maiuscolo mezza, quadrato dove D, lo ricordiamo, è la dimensione maggiore del nostro domino rettangolare, I, supposto chiuso per ipotesi, ma questo non è altro che N per D maiuscolo mezza al quadrato, e pertanto è certamente dimostrato che P, da qua deriva che P allora appartiene sicuramente a il cosiddetto dominio circolare gamma maiuscola, ma se P appartiene a gamma maiuscola e a sua volta P, abbiamo detto che appartiene a I, I sarà contenuto interamente nel dominio circolare gamma maiuscolo. Tesi numero 2 a questo punto. Sfruttiamo sempre l'ipotesi e introduciamo sempre, per ipotesi, introduciamo naturalmente, questa non è ipotesi, è una cosa evidentemente logica e scontata, un altro punto P, sempre di coordinate, supponiamo x con 1, x con 2, x con n, naturalmente sempre che appartenga a D. Dobbiamo dimostrare in questo caso che gamma minuscolo, il dominio circolare gamma minuscolo è contenuto nell'intervallo I supposto chiuso. Ora, supponiamo che P appartenga a evidentemente a gamma minuscolo, evidentemente in questo caso, no? Al nostro dominio circolare gamma minuscolo, supponiamo che P appartenga a gamma minuscolo, risulterà che evidentemente in questo caso, se andiamo a sommare, la sommatoria per I che va da 1 a n di x con i meno a con i più b con i fatto 2 al quadrato, questa volta sarà minore o uguale di d minuscolo mezzi al quadrato, dove d minuscolo, ricordiamo, è la dimensione minore del nostro dominio rettangolare supposto chiuso, del nostro intervallo i. Ma anche deve risultare che è evidente che il valore assoluto di x con i meno a con i più b con i mezzi è chiaramente minore o uguale allora anche di mezzi, che a sua volta è minore o uguale di b con i meno a con i mezzi, naturalmente dove i va da 1 fino ad n, no? Per i che va da 1, 2 fino a n. E quindi questo è dimostrato a questo punto, che P appartenga a D. Ma se P appartiene a D e a sua volta lo stesso P appartiene a gamma, abbiamo dimostrato anche che gamma è allora contenuto in I. Abbiamo dimostrato il teorema.